Fa discretamente freschino, eh? E qua c'è questa splendida scala che ci porta verso l'ultimo piano, dove sicuramente ci stava la camera del direttore. Troppo invitante per non farla. L'ultima parte in legno. Mamma, che bello. Cameretta. Sì, ma chissà di notte i bambini come dovranno aver paura qua. Questo posto spettrale. Porca miseria. E se gli raccontavano storie di paura qua non dormivano più qua. Quanti rumori c'erano di notte qua dentro. Sottotetto con una sorta di vasino. Ovviamente là è assolutamente impensabile entrarci. E il bagno distrutto. Qui siamo sull'orlo del precipizio, ragazzi. Però guardate, qui c'era la banconata. Da questa finestra si intravede l'edificio dove siamo stati prima, le camerate. E qua abbiamo un'invitantissima porta chiusa. Ai. Ci abbiamo ancora una bustina di tè. Come al solito il muro decorato, la lampada con ancora la lampadina integra. E qui abbiamo qualche reperto, ragazzi. Dei vecchi cestini dove si portava la colazione con dei vecchi coltelli. La marmellata, qualche medicina. Questa era per la tosse. E qua abbiamo una data che scadeva nell'81, questo farmaco qua. No, ragazzi, guardate cosa ho trovato. Questo farmaco non esiste più. Comincia a fare freschino, esatto. Dove abbiamo una vecchissima poltrona. No! Ragazzi, venite a vedere che chicca ho trovato. Venite a vedere la chicca. Qua c'era la lavanderia. Questa era la lavanderia di una volta. Qua lavavano a mano col sapone di Marsiglia. La lavanderia. Una volta lavavano così. E qua ci sono i famosi carrelli per asciugare i vestiti. C'è la stufa della film dell'orrore. Oddio. Questo coso che non so cosa sia. Un pizzatoio forse. E
Qua sarà stato il locale caldaia. Vedete che il vostro capitano vada a capire che cosa c'è nascosto di sotto. Qua è della brace. No, qua è la parte esterna. Abbiamo edificio e andiamo a esplorare questo qua. Siamo al terzo. Potrebbe essere forse la chiesa questa, o comunque una sala comune. I cartelli dicono ovviamente tutto, tutti che c'è, sono edifici pericolanti, ma questo noi siamo più che abituati. Che roba, ragazzi, guardate che roba impressionante. Veramente bello. Poi c'è la fontana, lo chalet e dietro, che non si vede, un altro edificio. Adesso esploriamo questi due. No, ragazzi! Senti com'è diventata. È una palla, ma senti com'è diventata di marmo. Qua ci abbiamo un documento. Questa secondo me era la vecchia chiesa. Vediamo. Mamma mia. Cominciano gli animali notturni, ragazzi. Santa pace, ragazzi, venite qua. Mamma mia, che spettacolo. Questa è pesantemente danneggiata. Qui c'è un documento. Turismo scolastico. Sì, ho visto, ho visto. Richiesta di materiale. Ancora, ancora i lumini ci sono qua, ragazzi. No, guardate quella roba. Un zainetto di un bimbo, Zainetto. È la cartella di un bimbo. Una borsa frigo, forse. Schloss vuol dire scuola. Eh sì. Schloss vuol dire scuola. Spettacolo. Mamma mia, e qua ci sono tutti le effigi. Donatori per la costruzione e l'esercizio del villaggio. E qua è conciato, qui è conciato, non c'è più il tetto. No, non l'ho capito solo adesso. Guarda il nome, tipo il De Marchi Dottor, e la somma che ha donato, il lire. Sì. Principale oblatore, sì. Qui purtroppo la testimonianza, ed è uno dei motivi per cui facciamo Urbex, di questa targa commemorativa. Le offerte ai combattenti d'Italia sopraggiunte dalla vittoria
crearono questo asilo di bene ove i piccoli ospiti respirino nell'aria il vigore, nella luce la fede, nei bei panorami lombardi, sensi d'Italica patria, per loro santo domani, 1921. E questo è quello che rimane oggi di quello che hanno scritto lì. Parole d'altri tempi. Questo probabilmente alla fine era il salone principale, considerando le targhe commemorative. Non era la chiesa come pensavo inizialmente, ma il salone dove probabilmente mangiavano, comunque si ritrovavano tutti. E comunque l'edificio più importante e più danneggiato. Sotterranei. Ma c'erano le celle frigo probabilmente. Però è sicuramente. Qua c'è la cantina, ragazzi. Wow! No! Con ancora tutte le bocce qua ci sono. Spettacolo! Adesso ragazzi ho cambiato impostazioni, magari vedete le immagini meno belle, ma visto che sta facendo buio devo abbassare un po' la qualità. Proverei ad andare al piano superiore. Mi stacco un attimo dal gruppo per vedere se con un po' più di tranquillità e di silenzio riusciamo a percepire qualche cosa. Questa deve essere la cucina. Quindi quello era sicuramente il posto dove mangiavano. E diceva le cantine, sì, questa era sicuramente la cucina. Devo andare al piano di sopra senza ammazzarmi. Abbiamo una piccola credenzina con ancora una ciotola. Ragazzi, la tombola automatica. Madonna, guardate che voragine che c'è lì. Pavimento non sicuro. Qui c'erano i vecchi bagni dei bimbi all'aperto. Eh sì, questo era il forno. Spettacolo. In piccolo sembra quello del manicomio di Prato Zaino. Se non avete visto il video andate a vederlo perché merita. Spettacolo.
posto più caldo della colonia. Immagino che sia inapribile. Esatto. Ci facevano il pane e la pizza. Non so cosa riusciremo a far vedere dei piani alti. Porca miseria, ragazzi. Proprio così, boom. Wow. Occhio, perché qua il pavimento è molto sdrucciolevole. Qua ci hanno bruciato, guardate quante foglie sono venute giù. Questa cos'era, una guida telefonica forse? Qua c'erano altri due letti, armadio, stufa in ghisa, che quella ha un valore altissimo. È il classico bagno. Vedete che qua dove c'erano i bagni così, con ancora la carta igienica, sicuramente erano bagni dei educatori barra suore barra chi teneva i bimbi quando erano qua. Bello però. Queste erano le stanze dei direttori. Vedete che sono tutte decorate. Wow! Bellissimo. Alcuni armadi venuti giù. Ancora le tende però ci sono, sulla porta. Non andate in mezzo alla stanza, No, per niente. Voglio fuoco. Cioè, guarda questo gilet. Madonna, si è essiccato praticamente. Ah no, guarda lì, cioè sono vestiti essiccati. Sì, ha cominciato a nevicare. Guarda. Per dirvi il freddo che fa, sta nevicando. Che storia. E d'altra parte siamo al villaggio alpino, ragazzi. Ha cominciato a nevicare. Questo è l'edificio più alto di tutto il villaggio. Vediamo se era un dormitorio anche questo o altro. Mamma, ma in realtà ce ne sono tantissimi ancora. Vedete che ogni struttura ha la dedica. Permesso. Qua secondo me siamo. Questo secondo me era l'ospedale, sai? Erano le stanze di degenza. Ah sì, sicuramente. Mamma. Sì, questo era sicuramente l'ospedale. Con quelle tende messe così. Mi verrebbe da accendere la stufa, ragazzi.
passare diretto. Questa non ha più piani, è a singolo. E lì ci sono altri edifici crollati. Questo è completamente crollato. Questo invece sembra ancora in buono stato. Figata. Qualsiasi cosa fosse questo posto è veramente molto 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 danneggiato. C'è la solita caldaia creepy. Madonna, che spavento. Oh, ma ragazzi, come facevano a non aver paura quei bambini? È vero che erano altri tempi, ma... Adesso ci vediamo se riusciamo a entrare nella baita o comunque a farvi vedere l'interno. Spettacolo! Che roba, ragazzi! Sì, beh, questa è completamente vuota dentro. Sembra più una palafitta. Però è spettacolare l'appoggio sul fungo. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Ci mancano ancora due edifici, quello lì grande e questo. Andiamo giù di qua. Ma che ne so io? Che ne so? Il motivo per cui vedete la squadra sempre ridotta all'osso è perché gli altri ragazzi hanno un torneo, per cui spesso la domenica non ci sono. E io dico, come fanno a bigiare le uscite urbex? Ragazzi, qua è tutto bosco. Se poi tu vai a vedere sulle immagini satellitari, ci sono chilometri e chilometri di bosco dietro. Pensate che sorta di animali e troll ci sono che camminano per queste foreste di notte. E qua c'erano dei bambini, pieni di bambini. Mamma, mamma mia. Con l'acqua che sta per ancora sotto. Lì c'è un mega libro. No. Deve essere tipo un Atlante. La
massoneria. Un atlante di qualcosa, diverso. Un diverso. Vediamo la datazione. Questo è vecchio. Vecchio, sì. Anni 50-60. Graficamente. Ok ragazzi, abbiamo appena sentito l'abbaiare di un, credo fosse daino. Comunque ragionavo prima con gli altri a pensare di essere un bambino di... Ah no, questa l'abbiamo già vista ragazzi. Sì, questa era la prima. Sì. Ma per il culo. Oh, se no è uguale a... Sì, è uguale perché non c'era l'Atlante. Io ho scritto Snows e non lo ricordo. Ok, allora è uguale. Entrate, entrate. Provo a salire. Dicevo, stavo ragionando prima con i ragazzi, essere un bambino di 5 anni. Vedete che questo edificio è uguale a quell'altro che abbiamo appena visto. Essere nella tua cameretta e sentire i versi venire fuori dal bosco. Questi comunque erano i dormitori dei bimbi. Qua probabilmente facevano la colazione, lì c'erano i bagni. Questo edificio è identico a quell'altro che abbiamo visto che era più in giù. Sì, questo è uguale identico all'altro. E su ci saranno le camerate. Provo ad andare a vedere. E le due camerate. Quei bagni. Una brutta notizia. Cosa? C'è anche qua la mansarda. Questa è una brutta notizia? Perché dobbiamo andare a vederla. Ma certamente, è una notizia bellissima. Sì, è uguale identico all'altro comunque. Erano le stanze dove dormivano qua. Esatto, cioè. Pensate essere qua dentro, avere 5-6 anni di notte. Dai Confa, vieni! In effetti è uguale. Sì, è molto uguale. Ma è identico. E sono anche nelle colonie abbiamo riscontrato che... Ho sentito una voce ragazzi, una voce diversa da quella dei miei colleghi. Sì, esatto. Uguale uguale. Ti confermo che è diverso, non è lo stesso di prima. Sì. Stessa identica struttura. Ma sai cos'è? Che una volta le facevano tutti uguali, perché... Un bidaragno morto. Io ho notato che ospedali, col fiore, alberghi e colonie, tu vedi un piano, magari anche quelli su multipiano. Ma sì, certo, sono tutti fabbricati. Cioè nel senso, il progetto è quello, per loro lo moltiplicano. Se c'è qualcuno qua dentro, può muovere una di quelle antine? Riesci a muovere una di quelle antine? Prova a muovere una di quelle antine e a fare un rumore.
Bene ragazzi, a differenza delle altre volte e di quello che mi aspettavo, è stata un'esplorazione lunga. È praticamente calata la notte, ma ormai sono quasi le 9 di sera. Fa freddo, molto freddo, e direi di buttarci nell'ultimo edificio. Già l'ingresso, madonna, vale. Guardate che spettacolo. Dal pavimento, la solita targa commemorativa del 1954. Giovinezza eroica. Cioè, robe che oggi proprio ce le scordiamo. Mamma, guardate che ingresso, ragazzi. Da film. No. Guardate che testa di pisello di Venisse. La diarrea liquida. Mi piacerebbe prendere la bomboletta e fargli un murales all'interno dell'intestino. Andare ai piani superiori, l'edificio è imponente, il più grosso di tutto il villaggio, era sicuramente il posto dove si ritrovavano. È su tre piani. Tutti questi adesivi dei fiori. Mamma mia. Questo però mi dà idea di camerate giganti. E li mettevano tutti a dormire. Qua. Qua era il bagno. Vedi? Boiler. No ragazzi, sapete che cos'è quella? No. Carta igienica. Madonna! No, no. Quella è carta igienica. Si sì, è carta igienica. Bella foto. Chissà da quanto tempo è lì qualcosa. Bello dell'urbex è che ti stupisci anche di fronte a un rotolo di carta igienica. Non aprite quella porta. Bagni. Sarebbe stato interessante se qualcuno mi avesse risposto avanti. Questa era la stanza dove dormivano una ventina di bambini. E qua
il bosco con le belle. Ma a quanta distanza è il bosco? Cioè a con le fiere 5 metri neanche. Ma secondo me guarda che è molto luce più forte ragazzi là in fondo. Andiamo a vedere. Qua ci sono tutte le porte chiuse. Queste erano tutte stanze. Guardate questo ritaglio di giornale. Quello è vecchissimo. Simpatico ragno. Bagno con vasca da bagno, ragazzi. Bagno prestigioso. Bagno prestigioso. Un bagno di arte funzionale. Le castagne qua sono tutte. Sono altro sottotetto. Non ci puliamo nei sottotetti, eh? No, qua è cemento. Si sì, sono tutte le cose secondo me. Non so, non niente, si è passato da solo. Che freddo qua. Sì. Non è molto ben coibentata questa zona. No. Bottiglia. Qui veniva sempre a trincare, secondo me, perché è sempre pieno di bottiglie. Secondo me erano i vecchi posti segreti. Sì, esatto. Quando i bambini, i più grandi, quelli moderni. Queste camerette, queste altre camerette. Cameretta. Impianto idraulico di una volta. Uffa. Questo è un libro. Un libro, sì, cazzo. Bella. Questo è un fumetto, ragazzi. No. Ragazzi, per concludere alla grande, nonostante siamo nel cesso, abbiamo trovato l'ultimo fumetto che è stato letto da quello che ha utilizzato il bagno, che è un paperino del 1976. Tanta roba. Allora ragazzi, prima di abbandonare il villaggio, siamo alla camerata del secondo piano. Volevamo farvi sentire senza luci quello che sentivano, percepivano i bambini quando andavano a letto durante la notte. E con la speranza di aver portato un po' di luce in questo posto avvolto dalle tenebre, vi auguriamo una buona notte, vi ricordiamo pollice in alto, iscrizione al canale e ci vediamo alla prossima esplorazione. Goonies.